diversamente dalla partita che ci eravamo lasciati 15 giorni fa con Sant'Antonio, che avevamo sprecato l'inverosimile. Oggi abbiamo trovato subito delle reti di una fattura importante, e poi dopo insomma le gare diventano per forza tutte più in discesa, anche se poi Cattolica è una buona squadra, abbiamo dovuto ricontinuare il secondo tempo, abbiamo fatto il terzo, abbiamo preso un paio di pali mi sembra. Abbiamo fatto una grande partita su un terreno pesante, quello che mi fa piacere è che non abbiamo preso gol, abbiamo continuato a giocare fino alla fine, abbiamo regalato poco. Abbiamo fatto entrare giocatori che era un po' che non giocavano e questo mi gratifica molto perché sono tutti pronti e questo è un bel segnale. Nella settimana avevamo impostato la partita cercando di aggredirli, lasciargli pochi spazi in quanto sono una squadra che ha qualità. Ci siamo riusciti in parte, dopo come lasci qualcosina a squadre di questo calibro magari ti puniscono come è stato. Sono riusciti ad andare in vantaggio, poi il 2-0 addirittura è venuto su una ripartenza, poi hanno praticamente gestito, dai, hanno meritato la vittoria, diciamo. In casa noi, anche come le altre squadre, Cattolica si è difeso tutti e 10 sotto la palla, anche secondo me un po' troppo rinunciatari, perché Cattolica c'ha una grossa squadra, invece è venuto solo per non prendere gol e poi dopo alla fine, quando una squadra trova gol, diventa difficile poi a ribaltare l'inerzia della partita. Sì, poi dopo noi abbiamo dei giocatori importanti, ma secondo noi noi abbiamo una squadra importante che gioca da squadra, i giocatori poi sono parte del contesto. Venivate da una buona serie di partite, di punti, adesso come va avanti il vostro campionato? Avete comunque un po' di delusione per oggi, ma avete dimostrato di essere una squadra molto equilibrata. La delusione c'è perché quando si va in campo si va sempre per giocare la partita, poi dopo sta la bravura dell'avversario e qualche errore si commette, si cerca di giocarsela. Però magari non sono queste le partite dove magari dovevamo portarvi a punti, se ci riesci tanto meglio, però il nostro campionato deve continuare, venivamo da un buon momento dove avevamo fatto un paio di vittorie per noi importanti, cerchiamo comunque di rimetterci a lavorare in settimana e prepariamo una nuova partita di settimana prossima. Quando giochiamo da squadra di solito si fa bene la fase offensiva, si fa bene la fase difensiva. Poi dopo gli episodi molte volte determinano le gare, ma questa squadra al momento ha fatto delle gare di un'importanza unica, insomma, perché mi viene da pensare a quelle gare che non abbiamo vinto, che abbiamo fatto meglio di altre volte, che abbiamo vinto delle partite magari più risicate, ma partite che abbiamo vinto fino adesso sono state delle partite vinte penso nettamente. Oggi, scusi mister, elogiamo Bezzi che comunque è sempre un punto di riferimento in tutte le partite, anche oggi si è visto che in un campo difficilissimo, pesante per la pioggia, è stato pressoché impeccabile. Sì, sì, beh, Luca ha delle caratteristiche importanti, per noi il giocatore, il play davanti alla difesa è un giocatore importante perché giocando coi tre passano tanti palloni lì, ma lui oggi oltre a impostare bene è stato bravissimo in fase difensiva. Aveva preso anche una brutta botta alla fine del primo tempo, speriamo che non sia niente di importante, ma Luca si è integrato molto bene, si è calato subito nella parte, è un giocatore importante, sì.